18 gennaio 2017 e 18 luglio 2018 sono appena passati 18 mesi da quando una valanga ha distrutto l'hotel Rigopiano qui nella località Rigopiano, appunto, del comune di Farindola, e oggi per la prima volta si sono aperte i cancelli di quell'area posta sotto sequestro da parte del Tribunale di Pescara per una messa dedicata proprio alle 29 vittime. Tanto dolore soprattutto, ma nelle parole del parroco, nell'omelia, tante parole di coraggio riflettendo sulla lettura del Vangelo di Luca riguardante la risurrezione di Gesù Cristo. Rientrare per la prima volta e vedere quello che veramente è accaduto, esserci proprio a due passi, che cosa ti ha fatto entrare ancora di più dentro? È stata, appunto, come dicevi tu, la prima volta che entriamo dentro. È stata una sensazione abbastanza brutta. Ringraziamo la procura che ci ha permesso, i carabinieri che ci hanno permesso di fare questa manifestazione ai 18 mesi all'interno dell'area che è ancora sotto sequestro. Il ricordo è ancora forte e speriamo che lo sia a lungo. Adesso ormai penso che manchi poco alla conclusione dell'indagine e quindi a quello che sarà poi la battaglia che ci aspetterà da qui a un bel po' di anni. Stanno lavorando in maniera buona e dritta, stanno andando verso una direzione che è quella che continuiamo a dire noi dal primo giorno, e non possiamo far altro che ringraziarli per il momento. Continuare ad avere delle giornate così, tutti insieme, comunque un comitato forte, che cosa significa? Significa unione tra di noi, che ormai siamo diventati una grande famiglia, e significa continuare a ricordare che le persone che sono decedute purtroppo quel 18 gennaio sono ancora con noi e che saranno con noi per sempre, soprattutto spero tra poco tempo in aula. Vederlo dal di fuori è una cosa, ma vederlo direttamente qua è una cosa che ti colpisce il cuore. A pensare quando hanno potuto soffrire i nostri figli. Purtroppo speriamo che giustizia venga fatta. Il nostro paese, da quando è successa disgrazia, è morto. Non ci sta più vita, non ci sta più voglia di fare niente. Tutte le strade, nessuno pensa a questo paese, nessuno, la provincia, la regione, si potrebbe fare qualcosa, ma lo devono fare i politici, noi che possiamo fare?